Alessandro Melucci, buonasera, psichiatra. Buonasera a voi. Una risposta l'hai provata a dare. Qual è a questi punti di domanda? Ovviamente non è una risposta da parte di un inquirente, ma una risposta, diciamo, più complessiva. Ma vede, Porro, io faccio il criminologo, lo psichiatra forense e il medico legale e credo che il martirio di questa povera ragazza, non saprei altrimenti come definirlo, ci serve ad allargare lo zoom su una questione drammatica e che è già sotto gli occhi di tutti, prima e dopo Macerata. L'Italia è sotto l'attacco di una delle più terribili mafie planetarie, che è la mafia nigeriana. Chiunque faccia l'antropologo culturale, conosca il mondo della cultura yoruba nigeriana, sa che in quei luoghi dove viene praticato abitualmente il voodoo, il cannibalismo, la sottomissione delle persone, parte un'onda che comincia ad arrivare in Italia un ventennio fa e che negli ultimi tempi ha raggiunto delle dimensioni paradossali. È un'onda di una mafia, di cui una delle sette si chiama non a caso Axel Black, cioè Ascia Nera, dove fare a pezzi i cadaveri con quella ferocia e quella professionalità non è un'eccezione, è una regola. Io oggi ero ad un convegno dove c'era un tale che mi raccontava con un certo candore, un medico, che una sala giochi che lui frequenta è frequentata da nigeriani, che lo irridevano un po' dicendo: questa cosa a voi pare strana, ma da noi è piuttosto normale, è consueta. Allora, io mi chiedo per quale ragione le grandi, bellissime coscienze del movimento antimafia nazionale, Saviano, Don Ciotti, Libera, che vigilano sulle mafie storiche del passato, la Camorra, Sacra Corona Unita, l'Andrangheta, hanno questa strana cecità nei confronti di una delle più sanguinarie, delle più terribili mafie che in Italia già controlla completamente. Allora, tutto il mercato al minuto delle droghe pesanti, lo sfruttamento della prostituzione, forse il commercio di organi, certamente le truffe online, per non parlare ormai di un controllo militare del territorio che basta guardarsi intorno si sta estendendo. Io mi rendo conto di rischiare dicendo queste cose, ma ritengo che sia una necessità che oggi affrontiamo questa emergenza di sicurezza nazionale che si chiama mafia nigeriana e che la tragedia di questa povera Pamela ha fatto emergere nella sua tragicità. Non possiamo continuare a chiudere gli occhi nel nome di un buonismo che ha il terrore di essere definito razzista. È chiarissimo quello che dici. Voi provate una mattina andare in un tribunale della Repubblica, di solito è in un giorno della settimana, a vedere la sede, l'ufficio dei processi per direttissima. Vedrete una ventina o trentina di persone, mi dispiace dirlo, quasi tutte straniere, quasi tutti nordafricani, quasi tutti nigeriani, processati per spaccio e rimandati immediatamente a casa con delle condanne bagatellari. Per cui quei genitori che nel loro quartiere, sotto le loro case popolari, nelle loro banlieue, vedono questi personaggi che uccidono giorno per giorno i loro figli e che vengono scarcerati andando a deridere, poliziotti che li arrestano, carabinieri che li seguono, giudici che li condannano, non possono che provare una reazione che alla fine porterà ad una terribile esasperazione. E questi sono fatti, purtroppo, non sono opinioni né fasciste né di destra, ma che sono opinioni civiche e patriottiche, anzi, naturali, direi. Dire che una nazionalità, che un colore... No, lei vada a vedere i dati, lasci stare la nazionalità, vada a vedere i dati, vada a vedere i dati, si prenda la briga di andare una mattina in tribunale a vedere chi sono gli spacciatori di droghe pesanti in Italia e vedrà quante ne vedrà. Il tema è un altro. Vedrà se non è vero che i senegalesi hanno il monopolio del controllo delle droghe leggere, vedrà se non è vero che i marocchini e i tunisini hanno il monopolio di altre droghe e vedrà cosa fanno i nigeriani. Bene, si prende una briga una mattina per andare a vedere. Gente, sarà istruttivo anche per lei, signora sindacalista. Signora. Non ho